prego. Sua bambina viene gamba, la dice tutta il suo come sulla sua serenità d'animo, può capire questo. No, questo è successo. No, penso che il fallo su Ceccarelli è sottolineato di tutti. Perdere una partita a 30 secondi dalla fine contro una squadra che non deve dire quanto costa, quanto che budget ha rispetto a 8 ragazzini che avevamo noi, io umanamente lo so. Poi è normale che voi giudicate se di qua, è normale che siete contenti, diciamo, giusto che sia. Però credo che questi ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione con personalità, sono venuti qua a giocare la palla, a cercare di difendersi tenendo la palla, e quindi devo fare i complimenti per questa prestazione. Non è andata così la partita, nel senso che aspettate, ma mi sembra che vi aspettasse addirittura di lasciarsi il possesso palla per 30 minuti su 45 nel primo tempo. Ma noi, al di là della giovane età, cerchiamo di giocare la palla. A Pisa abbiamo fatto più o meno la stessa gara, abbiamo perso lo stesso, però credo che, per come intendo io il calcio, l'unica strada percorribile è questa con questi ragazzi, portarli a giocare con personalità su questi campi e sicuramente evitando qualche disattenzione dovuta chiaramente anche all'esperienza, a qualche punto mi auguro che possiamo farlo. Ci sono altre domande da parte dei colleghi? Intanto? Beh, sicuramente complimenti per come avete disputato questo incontro. Grande possesso di palla, grande dimestichezza e soprattutto l'unica cosa che forse vi è mancato è la verticalizzazione finale. Va bene, allora è vero, abbiamo qualche problema di verticalizzazione, però se verticalizzi ti apri negli spazi ampi, le qualità atletiche di una squadra con uno spessore diverso si sarebbe evidenziata ancora di più. Quindi cercavo più una gestione di palla che uno sviluppo di azione. Speravo chiaramente che questo bastasse. A livello di prestazione credo che sia stata centrata in pieno. Andiamo a casa con rammarico di non aver fatto un punto, che per quanto messo sul campo penso che sia stato anche meritato, però vado via con la consapevolezza che la squadra ha un'idea di calcio ben definita, gioca a calcio, non butta la palla mai, e io voglio proseguire questo tipo di calcio. Cosa ci dice del numero 24, Andrea Badacco? È un ragazzo stupendo, ha fatto una partita eccezionale. Lei ha invitato la squadra a servirlo a 10. Allora, sono contento che mi fa questa domanda, perché sono 6 partite che mi dicono che è il nostro anello debole. Pensa un po' come con chi devo combattere. Ha fatto un partitore, semplicemente un partitore. Siccome io ai ragazzi... Non è lui 70. Allora, io l'errore ai ragazzi lo concedo, perché sono ragazzi che fino a ieri giocavano... 98. Fino a ieri giocavano in primavera, non giocavano per i punti, non giocavano con la gente a guardarli, a criticarli, a contestarli, a applaudirli. Io sono orgoglioso di questi ragazzi. Poi le partite le perderemo, sono certo che le perderemo, però io voglio fare calcio in questa maniera, fin quando alleno.